Buongiorno ragazzi, Movie Maker per voi con una bella recensione Drive. Allora, è iniziata, nel frattempo ce n'è ancora un'altra già in corso, quella di Chucky, vabbè, ma che un attimo sospesa dopo il terzo capitolo. In attesa di Man in Black, tanto c'è Leonardo là dietro, in attesa di Man in Black International che uscirà questo giovedì, ho deciso di recuperare insieme ai miei figli i vecchi Man in Black. Ieri sera ci siamo visti Man in Black 1 del 1997, diretto da Barry Sonnenfeld con Will Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino e Vincent D'Onofrio, splendido nel ruolo del cattivo actor. Va bene, allora, il film c'ha 22 anni perché è uscito nel 97 e mi sembra ieri che l'ho visto. Ieri l'ho visto al cinema. Tra parentesi, ho un ricordo particolare di questo film qua alla mia esperienza cinematografica, perché mi sembra che prima del film, in un'epoca in cui ancora i trailer non è che erano così accessibili, che li potevi vedere quando volevi in un attimo, no? un anno prima dell'uscita di Godzilla, il film del 98, mi fanno vedere questo trailer, questo teaser in cui si vede questo Metropolitan Museum di New York, gente che parla, a un certo punto spiegano cose sul tirannosauro e a un certo punto arriva il piede di Godzilla lì e schiaccia il T-Rex. Era il periodo in cui c'erano le sfide, no? Tra Godzilla, Armageddon. Era la classica sfida di battere Godzilla, Jurassic Park di Spielberg, no? E in realtà poi non ce la fecero, però comunque bellissimo quel teaser, quell'idea lì è stata fantastica della Columbia. E me lo mettono prima di Man in Black, il film, bellissima idea, fantastica, un anno prima. Pensate l'attesa dentro di me come salita per quel film. Poi è arrivato il secondo teaser a Natale. Mi ricordo che l'ho visto, ero in pizzeria, voi direte parli di Godzilla, sì, ero in pizzeria sotto casa mia, a un certo punto vedi il secondo teaser, Capodanno, a un certo punto festeggiamenti e tutto, a un certo punto vedi questo Godzilla che passa in mezzo ai palazzi e la sua coda che sfiora, non ricordo esattamente cosa, comunque fantastico. E parliamo di Man in Black. Allora, Man in Black, come ho detto, Barry Sonnenfeld, inizia con un piano sequenza bellissimo di questo insetto che fa tutto un percorso che ricorda tantissimo la piuma di Forrest Gump. Infatti, secondo me è una cosa anche quella fatta ironica. E sì, alla fine va a spiattellarsi contro un vetro di una macchina, dove poi inizierà il prologo in cui facciamo conoscenza con Tommy Lee Jones e il suo vecchio collega, e niente, poi dopo successivamente faremo conoscenza con Will Smith. In quei periodi lì era all'apice del successo, aveva appena fatto Independence Day nel 96, se non sbaglio aveva già fatto anche Bad Boys, poi vabbè i flop di Wild Wild West, comunque insomma era Will Smith. Addirittura quando usciva il film con Will Smith veniva chiamato il Big Willy Weekend, e questo è tutto detto. Comunque, allora, Man in Black, il primo, mio figlio non l'aveva mai visto, gli è piaciuto tantissimo, quindi vuol dire che nonostante sia un film del 97 con tutta una tecnologia che per l'epoca era futuristica, ma che adesso è stata molto ampliata, nel 97 non c'erano praticamente ancora manchi cellulari, ben sviluppati e tutto, mi è piaciuto tantissimo anche mio figlio, perché comunque ha un buon mix di divertimento e fantascienza, punta tanto anche al divertimento. E questo primo film di Man in Black continuo a considerarlo un gran film ancora adesso dopo tutto questo tempo qua. Sono passati, come ho detto, 22 anni, sì, e magari uno si potrebbe aspettare un qualcosa di più grandioso, magari una battaglia più grandiosa nel finale, però secondo me ci può stare, comunque è il primo film del franchise, non so dire quanto possa essere costato, comunque i soldi sembra che siano stati spesi. Per esempio Man in Black 2, che tra poco recensirò,
mi ricordo che aveva subito, poi ne parleremo nel video. Ciao papà. Le censure, ciao Leo, le censure dovute al discorso dell'11 settembre, perché del 2002 è uno di quei film lì proprio post 11 settembre in cui avevano dovuto cancellare delle parti in cui c'era tanto tanto ambientato nell'11 settembre, cioè nel letto dei gemelli. In questo qua si vedono in fondo, una scena in fondo al quando sta per partorire l'aliena in macchina, in fondo nello sfondo si vedono le due compiante torri gemelle, le World Trade Center. Comunque, tirando le somme, Tommy Lee Jones, fantastica interpretazione, Will Smith, fantastico personaggio, cioè è un'icona, ormai il suo personaggio è un'icona, e vabbè sì, poi tutto il resto, tutti i personaggi di contorno ci possono stare, Linda Fiorentino, bravissimo, Vincent D'Onofrio, che qualunque ruolo fa, è fantastico, era ancora abbastanza in forma, il cuore molto più versato, ma comunque grandissima interpretazione la sua. E niente, cosa posso dire di questi film? Gli effetti visivi, nonostante non siano i livelli quelli di adesso, erano comunque fatti bene, erano un mix tra animatronics e effetti digitali, e comunque diciamo che in tante cose reggono ancora adesso. E niente, un gran bel film. Ora non mi ricordo il 2 aveva un bel prologo, comunque quando lo rivedrò poi, però mi ricordo che si vedeva che pativa tanto le censure dovute, cioè sembrava che gli mancasse qualcosa, nel senso dovuto penso per le censure di cui parlavo prima. Il 3 invece mi ricordo che mi era piaciuto, ci avevano aggiunto Josh Brolin. Ora vedremo questo qua, Man Back International, che uscirà, cos'è che si saranno inventati. E niente ragazzi, un gran bel film, diciamo comedy, fantascienza comedy, Will Smith al suo massimo livello, il Will Smith che abbiamo imparato tutti a conoscere, e niente, ve lo consiglio vivamente, Man in Black, gran film. E niente, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo film della Man in Black saga con Movie Maker. Penso che probabilmente stasera lo guarderemo, quindi a breve tempo arriverà la recensione. Poi ci vediamo al 3 e poi, se riesco, giovedì andiamo a vedere Man in Black International e poi un bel commento. Lì è cambiato tutto, Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, tutto diverso perché probabilmente Will Smith perché alla fine di carne è Will Smith, cioè Man in Black senza Will Smith vedremo se ci regalerà almeno un cameo, vedremo, dipende tutta roba di contratti e tutto. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato, spero che vi piaccia questa Man in Black saga e alla prossima ragazzi, ciao, recensione di live.